Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno. Venga il tuo regno, o mio Signore, Cristo Gesù. Libro di Cielo, volume 7, capitolo 71, 6 dicembre 1906. Continuando lo stato di quasi privazione totale, al più Gesù viene a lampo e ad ombra, nel mio interno, dicevo, vita della mia vita, come non vieni? Oh, come ti sei fatto crudele con me, come si è fatto duro il tuo cuore, che giunge a non darmi ascolto. Dove sono le tue promesse? Dove il tuo amore che mi lasci derelitta nell'abisso delle mie miserie? Eppure mi promettevi di non lasciarmi mai. Mi dicevi che mi volevi bene. Ed ora? Ed ora? Tu stesso mi hai detto che dalla costanza si conosce se uno ti ama davvero. E se non c'è costanza non si può fare nessun calcolo di questo bene. E come lo vuoi da me che non formo tua vita e tu che sei mia vita me lo neghi? Ma chi può dire tutti i miei spropositi, sarei troppo lunga. In questo mentre si è mosso nel mio interno alzando il braccio in atto di sostenermi e mi ha detto «Sto in te e mi nascondo più in te per vedere che cosa fai tu. Non ho mancato in niente, né alle promesse, né all'amore, né alla costanza. Se tu lo fai, che sei imperfetta, io lo faccio nella pienezza della perfezione verso di te». Ed è scomparso. Capitolo 72, 15 dicembre 1906. Continuando il mio solito stato, mi sentivo più che mai amareggiata per la sua privazione. In un momento mi sono sentita come assorbita nella volontà di Dio e mi sentivo tutto il mio interno tutto acquietato, in modo da non sentire più me stessa, ma in tutto il volere divino, anche della sua stessa privazione. Io stessa dicevo tra me stessa, che forza, che incanto, che calamita contiene questa divina volontà, da far scordare me stessa e fare scorrere in tutto il volere divino. In questo momento Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto, figlia mia,
Siccome la volontà divina è il solo cibo sostanzioso che contiene tutti i sapori e gusti insieme adatti all'anima, l'anima trova il suo cibo prelibato e si acquieta. Il desiderio trova il suo cibo e pensa a pascolarsi lentamente e si ferma senza desiderare altro. L'inclinazione non ha dove più tendere perché ha trovato il cibo che la soddisfa. La volontà propria non ha più che volere, perché ha lasciato la volontà propria che formava il suo tormento ed ha trovato la volontà divina che forma la sua felicità. Ha lasciato la povertà ed ha trovato la ricchezza non umana ma divina. Insomma, tutto l'interno dell'anima trova il suo cibo, ossia il suo lavorio in cui resta occupata ed assorbita, da non poter andare più oltre. Perché in questo cibo e lavorio, mentre trova tutti contenti, trova tanto da fare ed imparare e gustare sempre nuove cose, che l'anima, da una scienza minore, impara scienze maggiori e sempre resta da imparare. Da cose piccole passa a cose grandi, da un gusto passa ad altri gusti e sempre resta altro di nuovo a gustare in questo ambiente della volontà divina. 3 gennaio 1907, capitolo 73. Continuando il mio solito stato, quando appena ho visto il benedetto Gesù, mi ha detto: figlia mia, chi molto teme è segno che molto confida in se stesso. Perché non scorgendo in se stesso che debolezze e miserie, naturalmente e giustamente teme. E chi nulla teme è segno che confida in Dio, perché confidando in Dio le miserie e le debolezze restano sperdute in Dio. L'anima, sentendosi investita dall'essere divino, non più essa opera, ma Dio in essa. E che più può temere, sicché la vera fiducia riproduce la vita divina nell'anima. Capitolo 74, 5 gennaio 1907. Avendo letto che un'anima faceva scrupolo di tutto e temeva che tutto fosse peccato, stavo pensando in me stessa, ed io come sono larga, vorrei pensare anch'io che tutto fosse peccato, per stare più attenta a non offendere il Signore. Onde venendo il benedetto Gesù, mi ha detto: figlia mia, queste sono sciocchezze, e l'anima resta arrestata nella via della santità. Mentre la vera e soda santità consiste nel ricevere come specialità d'amore divino tutto ciò che le può succedere o fare. Fosse anche la cosa più indifferente, come sarebbe se trovasse un cibo gustoso o disgustoso? Specialità d'amore nel gusto, pensando che Gesù produce quel gusto nel cibo, che l'ama fino a darle gusto anche nelle cose materiali. Specialità d'amore nel disgusto, pensando che l'ama tanto che le ha prodotto quel disgusto per assomigliarla a sé nella mortificazione, dandole lui stesso una monetina da poter offrire a lui. Specialità d'amore divino se è umiliata, se è esaltata, se è sana, se è inferma, se è povera o ricca. Specialità d'amore il respiro, la vista, la lingua, tutto, tutto. E siccome tutto, tutto deve ricevere come specialità d'amore divino, essa deve ridare tutto a Dio come uno speciale amore suo, sicché deve ricevere l'onda dell'amore di Dio e deve dare a Dio l'onda dell'amore suo. Oh, che bagno santificante è quest'onda dell'amore! La purifica, la santifica, la fa progredire senza che essa stessa avverta. È più vita di cielo che di terra. È questo che voglio io da te. Il peccato, il pensiero del peccato, non deve proprio esistere in te. Ecco, ho proseguito la lettura anche al quarto capitoletto, perché il primo è una cosa molto riservata a Luisa, no? Sono le sue ansie d'amore che la portano, ecco, a dire come lei chiama gli spropositi, ma che tale non giungono alle orecchie di Gesù, no? Quindi anche se, come dire, c'è velata
a quello che poi Gesù sembra risponderle, qualche piccola imperfezione. Dice: se tu lo fai imperfetta, significa se tu vivi tutto ciò in modo imperfetto, quindi il fatto che è Gesù che decide quando manifestarsi, quando non manifestarsi, quando nascondersi, eccetera, eccetera, io lo faccio nella pienezza della perfezione verso di te. Quindi qui c'è da ricordare una cosa bella, ecco, che l'amore desidera l'oggetto amato. E abbiamo già detto tante volte che quando si hanno poi manifestazioni straordinarie e soprannaturali, questo desiderio assume punte esponenziali veramente forti, no? Per cui è un martirio stare in assenza della persona amata. Ecco. Però non bisogna viverlo con imperfezione, ecco, questa è la, cioè, nella logica dell'amore, va a dire a Gesù, dice: tu mi chiedi di essere costante e tu non sei costante nelle tue visite, quindi non è che me lo puoi tanto chiedere, insomma, no? Ecco, queste sono le licenze che si possono concedere i santi, insomma, no? Quindi, però Gesù delicatamente corregge questa cosa, no? Dicendo: sta attenta che io non ho mancato in niente nell'amore e nella costanza, insomma, ci mancherebbe che manca il nostro Signore. Il problema è che tu vivi questo mio agire imperfettamente, quindi dovrai imparare, questo poi Gesù glielo completa, questo insegnamento proprio nell'ultima cosa che abbiamo letta, no? Cioè, perché per queste anime privilegiate l'assenza di Gesù deve essere vissuta come volontà di Dio, perché in quel momento Gesù ti chiede altro, ti offre un altro cibo, non quello delizioso della sua presenza, ma quello un po' più amaro dell'offrire la sua assenza. Ma questo deve diventare assolutamente indifferente per l'anima che viene nella divina volontà. Dice: ma come indifferente, se vivi, se stai davanti a Gesù Cristo, se non ci stai? Esattamente. Esattamente. Esattamente, perché il non starci non dipende dal fatto che Gesù è diventato cattivo, insomma, oppure da un incidente, no? Cioè, Gesù vorrebbe starci ma non ci può stare perché no, no, perché se Gesù non ci sta adesso è perché non ci vuole stare, e quindi va tutto bene. In questo momento sta volendo altro da me e quindi non c'è problema, no? Quindi, ecco, un pochino più articolate la meditazione sul secondo capitolo di oggi, no? Che è quello un po' insieme al quarto un po' più forte, dove viene presentata la divina volontà come il solo cibo sostanzioso. Poi nell'ultimo paragrafetto parla di specialità d'amore divino, no? Quindi questa meditazione oggi assume toni soprannaturalmente culinari, diciamo così. Lei vive questa percezione spirituale, ovviamente, di sentirsi assorbita nella volontà di Dio. E che cosa succede? Si sente tutto l'interno acquietato e non sente più se stessa, si scorda di se stessa e fa scorrere in tutto il volere divino. E dice: attenzione, da non sentire più me stesso, ma in tutto il volere divino, anche nella sua stessa privazione. Ecco qua. Quindi, Gesù fa fare questa esperienza che se sta in stato di fusione con la divina volontà, se Gesù non c'è, fa niente. Ma questo fa niente non è perché non lo ami o perché non lo desideri, perché l'amore e il desiderio rimangono sempre a punte esponenziali, ma vengono vissute nella serenità, nella pace, non nello spasimo, diciamo così. Che quindi questo è uno stadio ulteriormente superiore a cui Gesù porta l'anima che viene nella divina volontà, perché lo stadio di chi, visto, è entrato in contatto col soprannaturale, smania per poterlo rivedere, che è tipico di tutti quanti, cioè questo l'ho detto tante volte, lo racconta Santa Teresa chiaramente nei suoi scritti, e è uno stato bello perché è mosso chiaramente dall'amore e fa comprendere quanto Dio sia sommamente amabile, ma ancora non perfettissimo. Perché quando Gesù non ci sta, non ci sta. È sua volontà, non c'è problema. Ecco perché Gesù dice: la volontà divina è il solo cibo sostanzioso. Dovremmo immaginare come un cibo che contiene, questo è, ci sono dei lini molto belli, antichi, che lo attribuiscono all'Eucaristia, no? Ma l'Eucaristia
È chiaro che sia così, perché anche l'Eucaristia Gesù non è un sacramento che ha qualche effetto, no? L'Eucaristia è Gesù Cristo in persona, no? E quindi qua stanno tutti sapori insieme, dati all'anima. E allora, decodificato questo in termini spirituali, che significa? Significa che il desiderio trova il suo cibo. Che cosa posso desiderare di più bello se non stare fuso con ciò che Dio vuole e volere ciò che vuole Lui? Il desiderio, noi i desideri vengono sempre da qualche manca, noi desideriamo quello che non abbiamo, no? Lì c'è tutto, quindi il desiderio si acquieta, si ferma. Le inclinazioni, no? Le cose che, verso cui ci sentiamo appunto inclinati, portati, spinti, non sanno più dove tendere e si fermano lì dove sono arrivate, perché là stanno bene. La volontà, altre cose noi le vogliamo. La volontà propria non si muove più, non perché la facoltà della volontà è diventata scomparsa, è diventata inerte o inefficace, ma perché sta unita a quella divina. E quindi percepisce la fine dei tormenti che venivano dati dal suo esercizio autonomo, slegato o a volte anche contrario a quello del divino volere. E ha trovato la sua felicità. Quindi, chiaramente tutte quante queste cose ci fanno anche comprendere, applicandole nella nostra vita, e sono delle solite spie, vedere se quanto stiamo muovendoci in questo mondo. E attenzione che poi a un certo punto Gesù nota che questo processo avviene anche a volte senza nemmeno che l'anima se ne accorga, e si ritrova a crescere in questo quasi in maniera, nel senso che inconsapevole, quanto stai progredendo, controlla queste cose, quanto i desideri sono placati, quanto le inclinazioni sono ferme, quanto la volontà ha smesso di portarsi come una farfalla, ora sono un oggetto, ora sono un altro, quanto ti senti ricco anziché povero. Ecco, poi qui ci sono alcune operazioni, questo cibo sostanzioso, Gesù lo spiega che cos'è. Allora, comincia a provare tutti quanti i contenti interiori che tu prima non conoscevi. Impari, fai e gusti sempre cose nuove, giorno dopo giorno. Da scienze minori passi a scienze maggiori, restandoti sempre da imparare. Capiamo perché questa è veramente l'anticamera del paradiso, la vita nella divina volontà. In questo senso, perché noi in paradiso, per quel poco che possiamo insomma conoscerne, perché non ci rendiamo conto, no? Ma c'è la pienezza della felicità, con tutti quanti i nostri desideri appagati, però, capite, è una pienezza che ti dà appagamento, ma non è finito, ti dà l'appagamento senza darti la sazietà. Cioè, in ogni istante tu potrai pensare, ma più bella di così la vita non può essere, e ogni istante successivo sarà più bella di prima. Quindi ti dà piena soddisfazione senza, diciamo così, farti desiderare ardentemente altro, ma in continuamente ti dà sempre nuove soddisfazioni che tu non te le potevi desiderare, perché manco te le immaginavi, e questo non finirà mai. Questo è il paradiso. L'anticipo è questo cibo sostanzioso. Da cose piccole passa a cose grandi, da un gusto passa ad altri gusti, ma resta sempre altro di nuovo e gustare in questo ambiente della volontà divina, che non cesserà mai. Cioè, io spero, chiedo sempre allo Spirito Santo, illumini me e illumini chiunque ascolta queste cose, anche per farcele credere, cosa significa una roba del genere, poterla vivere dalla terra. Non aspettare il paradiso,
Nel terzo capitoletto Gesù dà un'altra piccola spia. Un'anima che vive nella divina volontà è abbandonata, l'abbandono, no? Confidentemente in Dio. L'anima non cessa di avere la conoscenza sapienziale di sé, quella bellissima Valle Santa, ma questa si, come dire, si moltiplica in maniera esponenziale, cioè di essere un cumulo di miserie e debolezze. E bisogna cominciare a vivere, cioè il cumulo di miserie e debolezze è proprio una cosa data per certa, proprio per evidentissima. E per cui l'anima percepisce perfettamente che tutto il bene che è, che fa e che ha, non è suo. Ma se in un istante, per assurdo, Dio ritraesse la mano, si ritroverebbe precipitato in quel cumulo di miserie e debolezze che è. E se Dio l'abbandonasse del tutto, si tornerebbe nel nulla da cui viene. San Giovanni dice nelle sue lettere che l'amore perfetto vince il timore. Quando uno teme, cioè teme, non so che cosa faccio, perché teme? Dice perché se io sono un combina guai in allegria, mi riscopro pieno di miserie e di debolezze, e poi mi viene insomma e dice, mamma mia, signore mio, stiamo un po' attenti perché qua, ecco, ma quando si confida in Dio e ci si sente investiti della sua suave presenza e ci si accorge che gradualmente non siamo più noi a operare, no? Ma Dio che opera in noi. San Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vera fiducia prende il posto del timore. E questa che cosa fa? Fa vivere la vita divina nell'anima. Queste sono tutte quante esperienze profondamente interiori. Quindi che anche qui occorre tornare a Santa Teresa, come tante volte dobbiamo fare in questi scritti, che solo chi comincia a viverle le può capire. Quindi se quando io ascolto queste cose non ci capisco proprio niente, per dire, speriamo di no, vuol dire che ancora, ecco, sto un pochino nell'anticamera, insomma, di questo mondo, no? E quindi nessuna paura, perché il Signore non chiude le porte a nessuno che voglia sinceramente entrare in questo mondo. È un problema di forse maggiore desiderio, maggiore preghiera, maggiori conoscenze, insomma, quindi è solo questione di tempo, insomma, perché le porte di questo mondo non sono chiuse a nessuno. Gesù le apre e vuole aprirle a tutti, così come la sua salvezza è universale, così il dono della divina volontà è dato all'uomo in quanto uomo, non a qualche eletto, insomma, no? Il problema è che bisogna vedere chi si mette in condizione di accoglierlo, così come la salvezza di Gesù è offerta a tutti, ma purtroppo non tutti la accolgono. Questo è un altro discorso, no? Ecco, l'ultimo paragrafetto è veramente qualcosa di spettacolare. Ecco. Luisa viene un pochino, diciamo, ammaliata, la sua attenzione viene cooptata, insomma, no? Da un certo tipo di approccio spirituale che poi nelle anime devote porta sistematicamente allo scrupolo. Dice, ah, questi vedono da peccato, il peccato dappertutto, quindi ah, vedi che bravi che sono, quindi stanno sempre attenti a non offendere il Signore, quindi si santificano, no? Non è la prima volta che ricorre questa cosa, io non ci penso troppo ai peccati, quindi dovrei prendere esempio da questi. Si dice che questo modo di procedere sono sciocchezze e l'anima resta arrestata nella via della santità. Perché anche lo stare sempre a pensare peccato, non è peccato, a destra e a sinistra, che cosa è in realtà? È uno stare sempre a guardare se stessi. Tanto quando combini qualche guaio grosso, se stai in comunione con Dio, la coscienza ti avverte. Allora, vivere in questo modo, quindi stare a sta sempre a pensare peccato, non è peccato, ma faccio la comunione, non faccio la comunione, abbiamo sentito, insomma, nelle meditazioni, quella sull'anima del purgatorio, insomma,
quanto Gesù è dispiaciuto quando un atteggiamento di questo genere ti porta addirittura ad allontanarti senza giusta motivazione dalla comunione, no? Qui stai a perdere tempo. Dice, sai qual è la specialità d'amore divino? Ecco, prima parlava di cibo sostanzioso. È stare a cercare la volontà di Dio e a muoverti, cioè a prendere la volontà di Dio dappertutto, fosse anche la cosa più indifferente. Qui c'è un po' un seguito di alcune cose che abbiamo visto nella meditazione di ieri, no? Quella del prendere coscienza che in tutto possiamo e dobbiamo trovare la divina volontà e fonderci con essa. Allora, Gesù dice, allora, facciamo così. Sapete, gli autori spirituali dicono, non bisogna mangiare troppo bene, se no si fa peccato di gola. Quell'altro dice, no, bisogna fare tanti digiuni, eccetera, eccetera. Buoni, tranquilli. Trovi un gusto buono e prelibato in un cibo, ti fondi con ti ringrazi, ci metti il tia. In quel cibo, ricordati, non è accidentale questo, per questo significa muoversi nel volere divino. E ci devi pensare quando mangi, se vuoi vivere nella divina volontà. Gesù ti sta amando, producendoti quel gusto, perché? Perché vuole darti gusto pure nelle cose materiali. Perché questo è il motivo per cui Dio ha creato la varietà dei sapori, non ce ne sono altri. Perché tu ne goda, attenzione però, riconoscendo il suo ti amo e ringraziandolo. Non fermandoti al godimento fisico del buon gusto, no? Invece c'è un cibo che non ti piace, ma il Maestro Spirito dice, mangia anche cibi che non ti piace, così ti mortifichi un pochino. Dice, ah, ma allora qui poi Gesù non mi ama, non sento più il ti amo di Gesù. No, ne senti un altro. Specialità d'amore nel disgusto, pensando che in quel momento Gesù ti sta amando, perché? Perché ti assomiglia a lui nella mortificazione, così come quando fai un digiuno. Ci sono entrambe le cose, quindi se mangia o non se mangia. Si mangia e non si mangia, si mangia bene o non si mangia male, si mangia bene e si mangia male. Santificando tutte queste cose, come? Cercando e trovando in esse, qui Gesù fa degli esempi, la divina volontà per te. Sei umiliato? Oh, quello è un grande segno d'amore divino. E non te la devi prendere con chi ti umilia, devi fare i salti di gioia. Perché la divina volontà in quel momento ti fa somigliare un pochino a Gesù crocifisso, oggi pure venerdì. E so, a Gesù gli hanno sputato in faccia, gli hanno sputato pure in bocca, veramente, dice. Racconta Luisa nelle ore della passione, cioè se lo sono messi sotto i piedi moralmente e anche fisicamente, mica una volta sola durante la passione, e non sei contento che assomigli un po' a Gesù? Qualcuno ti loda e ti esalta? Bene, esalta le opere di Dio in te, non esalta te. Il Signore ti fa partecipare a qualcosa in anticipo della gloria che riceverai o agli Osanna della Domenica delle Palme, ma noi rivolgiamo tutti quanti all'Altissimo. Sei sano? Divina volontà che ti vuole in questo momento sano perché tu lo dovrai servire in qualche modo. T'ammali? Bene, in quel momento Gesù Dio non ha bisogno di te, dei tuoi servizi, delle tue opere, dei tuoi sacramenti, delle tue messe, delle tue operazioni, c'è bisogno che tu gli offri la sofferenza. Sei povero? Ti santifichi abbandonando la divina provvidenza. Sei ricco? Ti santifichi distribuendo con generosità i tuoi beni, i tuoi soldi, secondo i voleri dell'Altissimo, trattenendo per te quello che è necessario, eccetera. Questo è, ecco, come dice Papa Francesco, non sono teorie, sono cose molto concrete, molto, 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 molto pratiche. Ecco. E siccome tutto questo uno deve riceverlo come specialità d'amore divino, capito? Tutto, ma istante per istante. E deve essere ricambiato, vedete come, speciale amore suo. Perché amore si ricambia con amore. Quindi non mi lamento se arriva l'umiliazione, non mi lamento se oggi questa cosa è cattiva, ho mangiato male, meno che mai se me l'ha cucinata qualcuno, così se io mi lamento, quello ci resta pure male, faccio pure la mortificazione, manco pure la delicatezza e la carità. Ok? Ma ricevo quella cibo non ben cucinato, come un ti amo di Dio, in quel momento Gesù mi sta chiedendo, offrimi questa piccola mortificazione, somigliamo un po', e che problema c'è? E che sarà mai? Certo, se il mio Dio è la mia lingua,
Quindi se sono schiavo del vizio della gola, non farò mai così. Ma qui certamente non si spera, insomma, che non stiamo più in tanto profondo Egitto, insomma, no? E quindi sì, è quest'onda d'amore, perché Dio in ogni istante ce lo sta donando attraverso quello che ci mette davanti, ed ecco la maniera saggia, dice Gesù, di impiegare forze, risorse ed energie. Non sta a pensare se è peccato, se non è peccato, se hai fatto bene, se hai fatto male, sta sempre a rivoltarti su te stesso. Guarda questo. E che cosa succede quando uno entra in questa logica? Quello che citavo prima, che quest'amore purifica, santifica e fa progredire enormemente, cioè le persone veramente cambiano sensibilmente, senza che nemmeno esse se ne accorge, anzi, se non se ne accorge meglio ancora, perché è segno che si sta dimenticando di se stesso. Se ne accorgono gli altri, però, se una persona cambia, e come se ne accorgono? E questa vita, Gesù stesso lo dice, è più vita di cielo che di terra. Ma non perché abbiamo già capito, non esistono le mortificazioni o le croci, no? Perché se uno è infermo, sta in croce, se uno è umiliato, sta in croce, se uno è povero, sta in croce, se uno mangia male o digiuna, sta in croce. Quindi non fraintendiamo, ma tutto questo è vissuto nella divina volontà, e quindi va tutto bene. E questo è un anticipo della vita del cielo, dove va tutto bene veramente, perché va tutto bene come continuamente l'abbiamo visto, donato in forma sempre più bella e sempre più nuova dall'Altissimo, appagando perfettamente l'anima e senza lasciarla sazia, quindi sempre disponendola, ininterrotti, continui, costanti, e interminabili, ecco l'eternità, nuovi gusti e favori. Io penso che questa, cioè, sia davvero, ma davvero tanta tanta roba, promesse tanto tanto grandi, e penso che vale la pena, insomma, di investirci qualche energia. Oh Santa Vergine Maria, ecco, tu sei la più grande chef di tutto quanto l'universo, perché tu hai gustato perfettamente tutte le specialità dell'amore divino e il cibo sostanzioso che ne contiene tutti quanti i sapori possibili e immaginabili, che è la divina volontà. E tra l'altro sei una cuoca perfetta, nel senso che i tuoi devoti quello fai mangiare con continuazione, insomma, quindi... Ecco, se ci troviamo un pochino così, qui gli uomini fanno le grandi trasmissioni culinarie, che mi sembra che si chiamino Masterchef. Ecco, qui abbiamo Masterchef, vuol dire il re degli chef. Ecco, tu sei la regina dello chef dei menù soprannaturali, ecco, di quelli di cui oggi ci ha parlato il Signore, e che sono la vita della nostra anima, non tanto del nostro corpo. Ecco, quindi ci farai certamente una buona scuola, ecco, per imparare anche noi continuamente a nutrirci di questo e a ricevere tutto questo ricambiandolo dal Signore, perché Lui ci prepara questi cibi, ma vuole il nostro cibo, come ci ha spiegato, insomma, il ricambio dell'onda d'amore. E anche in questo nessuno è stato bravo come sei stata brava tu. E certamente, con il tuo aiuto, impareremo ad essere bravi, non dico come te, ma sul modello della tua straordinaria grandezza. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.